Harvest 2023. Quando Dio usa le tue lacrime per far fiorire il deserto. Paz de Cristo a todos. La pace di Cristo a tutti. Alegria estar aqui com vocês. È un'allegria essere qua con voi. A minha gratidão. La mia gratitudine. A pastora Rosilene. Al pastore Rosilene. Muito obrigado, pastora. Tante grazie, pastore. Por me dar a oportunidade. Perché mi dai l'opportunità. E o privilégio. Il privilegio. De estar diante da igreja de Jesus. Di essere davanti alla chiesa di Gesù. Non tem coisa mais honrosa para um ser humano. Non c'è cosa più che dà più onore per un essere umano. Che un ser humano con defeitos. Perché un essere umano con difetti. Está diante da noiva do Senhor. È davanti alla sposa del Signore. È molta honra. È tanto onore. Agradeço a Deus e a pastora por conhecer um povo bonito, abençoado. Ringrazio Dio e il pastore perché conosco un popolo bello e benedetto. E che tem fome pela palavra de Deus. E ha fame per la parola di Dio. Isso é muito importante. Questo è molto importante. Muito importante. Molto importante. Pastor Subirá que está aqui. Il pastore Subirá che è qui. Che è mio amico di un buon tempo. Che è amico mio da un po', da un buon tempo. Ele é que me falou para poder estar aqui. È colui che mi ha parlato e mi ha convinto ad essere qui. É pela primeira vez. Per la prima volta. Que eu o primeiro domingo na igreja que sou la pastor. La prima domenica nella chiesa dove io sono pastore. È uma santa ceia. È la domenica della santa cena. Que é transmitido da igreja sede. Che viene trasmessa dalla chiesa della sede dalla. Para todas as igrejas. Per tutte le altre chiese. Aproximadamente 150.000 pessoas estão. Più o meno 150.000 persone fanno la santa cena insieme. E eu só faltei uma vez. Io ho mancato solo una volta. Perché fiquei doente. Perché ero malato. Una pneumonia, fui internato no hospital. E avevo un problema, ero in ospedale. Polmonite. E non pude ir. E non pude estar na igreja. E non sono potuto essere in chiesa. Então, in más de 13 anos. E quindi più di 13 anni. Eu faltei uma vez por motivo de doença. Sono mancato una volta solo per malattia. E a segunda vez por causa de vocês. E la seconda volta è per colpa vostra. Na verdade, aqui tem pastores e nós sabemos disso. Nella verità qui ci sono dei pastori e noi sappiamo di questo. A gente recebe convite. E riceviamo tanti inviti di diversi luoghi, da diversi posti. E vedo quando il coração da gente fecha. E tante volte il cuore della gente è chiuso. Non vou. E dico non vado. O Spirito Santo. Lo Spirito Santo. Bravo, non vou. Mi dice no. Non è per ir. A gente ora. Prego. Até pergunto a Deus. Domando a Dio. Para ir nesse lugar, me dá devo um andare sinal. In questo posto, dammi un segno. Non mi deu sinal, então non vou. Non mi ha dato il segno, allora non vado. Perché nem tudo Deus dá sinal para você ir. Perché non tutto Dio dà dei segni. Ma quando eu tenho dúvida, eu peço sinal. Ma quando io sono dubbioso, chiedo sempre un segno. Mas quando o Espírito Santo fala assim, aperta o meu coração. Ma quando lo Spirito Santo apre apertamente al mio cuore. Dúvida nenhuma. Allora non ho nessun dubbio. Quando Subirá falou. Allora quando il pastore Subirá ha parlato con me, mi ha dato la data. Falei, isso aqui é a primeira semana di giugno. E ho detto questa è la prima settimana di giugno. Vai cair na minha santa. Questa è la mia santa cena. Mas eu vou lá. Ma andrò lo stesso. Deus está me dizendo, ah, Dio mi sta dicendo di andare. A conferenza foi spettacolare. La conferenza è stata spettacolare. Homens de Deus aqui pregaram. Uomini di Dio qui hanno predicato. Messaggi straordinari. Messaggi straordinari. Oggi di manhã o pastor Subirá. Questa mattina il pastore Subirà. Con la sua caratteristica. Con le sue caratteristiche. Di profondità nella di palabra. Di profondità nella parola. Conhecimento na palavra. Conoscenza nella parola. Trouxe uma mensagem. Ha portato un messaggio. Teologica. Teologico. Straordinario. Straordinario. Eu disse aqui non è falsa umiltà. Io l'ho detto qui non è falsa umiltà. Che falsa umildade, nem o soberbo, nem a falsa umildade. Neanche neanche i superbi hanno falsa umiltà. È coisa boa. È sembra che è una cosa dois buona. Extremos. Due estremi. È o soberbo, i superbi e o che finge che è umile. E quelli che fanno finta di essere umili. As duas coisas non prestano. Le due cose non vanno bene. Ma riconoscere. Ma riconoscere.
è algo da, da nostra natura. È qualcosa che cristiana. Fa parte della nostra natura cristiana. Cada um considera o outro superior a si Ognuno mesmo. Deve superare l'altro superiore a se stesso. Então eu sempre digo subirá Deus Eu digo sempre cara pregar na minha frente, não. E io dico non lasciate che il pastore subirá predica davanti a me. Fatemi predicare dopo. E lui predica, va bene, distrugge tutto e riceve il cibo. E poi vem uma sobremesa. E poi arriva il dolce. È quello che sta accadendo oggi qui. È quello che succede oggi qui. C'è una comida forte. C'è stato un cibo forte, solido. Ma forte. Solido. Quem estava aqui na conferência hoje? Chi era qui stamattina alla conferenza? Ma você não desiste não, hein? Allora non desistete. Então agora receba a sobremesa. Allora adesso prendi questo dolce. Vamos lá, vamos à Bíblia. Andiamo alla Bibbia. Daniel capítulo 1 versículo 8. Daniele capítulo 1 verso 8. Eu leio em português, depois tu lê no italiano, fica melhor assim? Não tá é? Bom. Tá certo? Tá bom. Daniel capítulo 1 versículo 8. Diz a palavra do Daniele Senhor. Capítulo 1 verso 8 dice la parola di Dio. E Daniel assentou no seu coração não se contaminar com a porção do manjar do rei, nem com o vinho que ele bebia, portanto pediu ao chefe dos eunucos que lhe concedesse não se contaminar. Daniele prese in cuor suo la decisione di non contaminarsi con i cibi del re e con il vino che il re beveva e chiese al capo degli eunuchi di non obbligarlo a contaminarsi. Quando o texto está dizendo que Daniel assentou no seu coração. Quando il testo dice che ha deciso in cuor suo. Está dizendo que ele decidiu firmemente. Dice che ha deciso con fermezza. Ele tomou uma decisão determinada. Lui ha preso una decisione che ha determinato. E aqui na introdução. E qui nell'introduzione. Rapidamente para situar a história. Rapidamente per citare la storia. Porque a gente vai pregando para a igreja. Perché noi predichiamo per la chiesa. E acha que todo mundo é crente há 10 anos, 20 E pensiamo anos. Che tutti sono credenti a 10, da 20 anni. Então eu quero só situar a história. E io voglio soltanto portare la storia davanti a voi. Daniel tinha entre 15 e 17 anni. Daniele aveva dai 15 ai 17 anni. Da linhagem dos nobres da casa Era di Giuda. Era nella linea dei nobili della casa di Giuda. Foi transportado para Babilônia. È stato portato a Babilônia. Pro exílio. Per a causa dell'esilio. Foi separado esses jovens da casa real e dos nobres. E i giovani della casa reale dei nobili sono stati separati. Per aprendere toda a ciência e lingua. Per imparare della scienza le lingue dei caldei. Para que no final de 3 anos. Affinché dopo 3 anni. Fossem apresentados. Venivano presentati per servire l'imperatore. Daniele ha percepito che la comida spettacolare, che il cibo bellissimo, buonissimo di Babilonia, con una bevanda deliziosa da Babilonia, con delle bevande deliziose, erano offerte ai demoni. Então ele decide firmemente. Allora decide con fermezza che lui non vuole. Aquele alimento. Che lui non vuole quel cibo. E ele vai pedir para comer legumes e beber água. E lui chiede di mangiare legumi e bere acqua. Aí ele se submete a um teste. Allora lì lui fa un test. Al chefe dos dispenseiros. Al capo dei camerieri. No final de 10 dias ele é mais forte que os outros jovens. Allora a fine di 10 giorni lui è più forte degli altri giovani e qui comincia la storia. Então o tema da minha palavra. Allora il tema della mia parola. Eu decido. E io decido. Eu vou contar 1 2 3. Io conterò 1 2 3. Você repita, eu decido. Eu voglio che voi ripetete, io decido. Quando eu disser já. Quando io dirò adesso. 1 2 3 já. Povo intelligente. Oh, un popolo intelligente. Durante a mensagem. Durante il messaggio. Algumas vezes. Alcune volte. Eu quero que você repita. Io voglio che voi ripetete questa parola. Eu decido. Io decido. Então, o que nós vamos combinar aqui? Allora, che cosa ci metteremo d'accordo qui? Quando eu baixar minha mão. Quando io basso la mia mano. E a minha mão chegar aqui embaixo. E la mia mano arriva qui. Aí você vai dizer eu decido. Allora voi direte io decido. Então vamos fazer o teste. Allora facciamo il test. Okay. Io decido. Mais uma vez. Io decido. Ok. Okay. Solo sinal da minha mão. Solo nel segno della mia mano. Não da minha palavra. Non delle mie parole. Então vamos lá. Allora cominciamo. Eu gosto muito. A me piace molto. A gente fala di decisão. Oh, você tem que decidir. Le persone parlano di decisione, tu devi decidere. Você tem que ser determinado. Tu devi essere determinato. Você tem que tomar atitude. Tu devi prendere l'attitudine giusta. Então você precisa saber quais os elementos para você fazer. Tu devi comprendere quali sono gli elementi per fare questo. Eu preguei uma mensagem aqui no evento. Io ho predicato un messaggio nell'evento. Sobre atitudes. Sulle attitudini. Che ação. Che sono azioni. E falei os elementos. E ho detto quali sono gli elementi. Che compõem.
che compongono, para você poder tomar atitude. Affinché tu possa prendere l'attitudine giusta. Então, eu vou fazer a mesma coisa nessa questão. Allora io farò la stessa cosa in questa questione della decisione. Os elementos fundamentais, gli elementi fondamentali que você precisa, che tu hai bisogno para decidir, per decidere coisas sérias da sua vida. Cose serie della tua vita. Não tô falando qualquer coisinha. Non sto parlando di qualsiasi cosa. Sto parlando decisões, sto parlando di decisioni che, vai mudar a sua estação, che cambieranno la tua stagione, vai mudar a sua vida, che cambieranno la tua vita. E essas decisões, e queste decisioni importanti non, podem ser tomadas non possono jeito. Essere prese in qualsiasi modo. Agora, para você entender, allora tu per comprendere elementos, gli elementi compõem um todo, compongono un tutto. Você não pode separar um, tu non li puoi separare. Dois. Exemplo, esempio, un automobile, os elementos de um automóvel, gli elementi di un automobile, os pneus, e i pneumatici são elementos de um automóvel, sono as elementi portas, di un automobile, le porte, le portiere, os faróis, e i fanali. Sono elementi, sono tutti elementi di un'automobile. Os bancos do carro. I sedili. Então, para você dizer que um carro funciona, quindi per dire che una macchina funziona, ele tem que estar completo dos seus elementi. Deve essere completo dei suoi elementi. O carro pode até funcionar. E la macchina può anche funzionare. Sem elemento, senza alcuni elementi. Ma vai estar prejudicado. Ma ci sarà qualcosa che non va. Então, para você tomar decisões fondamentali, quindi tu per prendere decisioni fondamentali della tua vita, preste atenção a esses elementi. Stai attento a questi elementi. Non è apenas um. Non è uno. São esses elementi. Sono questi elementi. Bem da verdade, e per dire la verità, esistem outros tantos ci sono elementi, tanti altri elementi che, eu não vou falar, che io non parlerò, che, também são importanti, che sono anche importanti para tomar decisão, per prendere la decisione. Mas eu vou começar com o texto. Ma io comincerò con il testo. O texto diz, il testo dice che Daniel assentou no seu coração, che Daniele ha deciso in cuor suo, decidiu firmemente no seu coração, ha deciso fermamente nel suo cuore. Coração aqui não é órgão, e il cuore qui non sta parlando dell'organo. Coração aqui é mente, vontade e sentimentos. Qui sta parlando della mente, della volontà, dei sentimenti. Então, quando você for tomar uma decisão importante, quindi quando tu vida, prenderai una decisione importante nella tua vita, a decisão tem que passar pela mente, la decisione deve passare per la mente, pela vontade, per la volontà, e pelos sentimentos, e per i sentimenti. Porque se você tomar decisão, perché se tu prendi la decisione apenas baseado na sua, soltanto mente, basato sulla tua mente, você vai racionalizar, tu razionalizzerai tutto. E muitas vezes a racionalidade, e tante volte quando razionalizziamo, non è tutto per una decisione, non è tutto per una decisione. Se você tomar a decisão, se tu prenderai la decisione baseado somente na sua, basato vontade, soltanto nella tua volontà, você vai tomar uma decisão, tu prenderai una decisione baseado no seu desejo, basato sui tuoi desideri. E muitas vezes o seu desejo, e molte volte i tuoi desideri non è o melhor para você decidir, non sono i migliori per decidere. Se você for tomar a decisão, se tu prenderai la decisione baseado nos teus sentimentos, basato sui tuoi sentimenti, muitas vezes o que você está sentindo, molte volte quello che tu senti, o seu estado emocional, il tuo stato emotivo, non è o melhor, non è il meglio, e você vai tomar decisão e errada, tu prenderai delle decisioni sbagliate. Então, as suas decisioni, allora le tue decisioni tem que passar pela sua mente, devono passare per la tua mente. Você tem que pensar, tu devi pensare, raciocinar, tu devi razionalizzare, analizzare, inferir, e inferir, isso è pesquisar profondamente, andare in profondità. Para você poder saber, per poter comprendere, a nível do conhecimento, nel livello della conoscenza, se o que você vai decidir, se quello che tu deciderai, é certo, è giusto, é o melhor, è il meglio. Então, primeiro a mente. Allora, prima cosa. Porque a mente comanda todo o ser. Prima la mente, perché comanda tutto. Você tem vontade? Tu hai volontà? Primeiro você pensa. Perché prima pensi. Você tem sentimento? Tu hai sentimenti? Primeiro você pensa. Prima pensi. Você vai decidir? Tu deciderai. Primeiro você pensa. Prima pensi. Então, primeiro tem que vir a mente. Quindi prima viene la mente. Você não pode tomar decisão, tu non primeiro, puoi prendere decisioni per primo falando as suas emoções, parlando alle tue emozioni. Primeiramente, prima la tua mente. Segundo lugar, sua vontade. Secondo posto, la tua volontà. È isso che io desejo. È questo che io desidero. È questo che voglio. Tem que passar pela vontade. Deve passare per la volontà. Come è che você vai tomar uma decisão, come che prenderai una decisione fondamentale da sua vida, della tua vita, di, che você non deseja, di qualcosa che tu non desideri? Então, mente, allora mente, vontade, volontà, e sentimento, e sentimento. Eu gosto, mi piace, faz bem ao meu emocional, fa bene alle mie emozioni. Essa decisão que eu vou tomar, questa decisione che prenderò. Como é que você vai tomar uma decisão, come tu prenderai una decisione, se você tá angustiado, se tu sei angosciato, se você tá desanimado, se tu sei triste. Então toda decisão,
decisão importante. Allora, ogni decisione importante. Mente, vontade, volontà e sentimento. Ma non è só isso. Ma non è solo questo. Aqui tem três elementos. Qui ci sono tre elementi. O texto da Bíblia diz. Il testo della Bibbia dice. Que Daniel ao decidir. Che Daniele quando ha deciso. No seu coração. In cuor suo. É porque a decisão dele. Perché la sua decisione. Passou pela mente. È passata per la mente. Passou pela vontade. È passata per la volontà. Passou pelo sentimento. È passata per i sentimenti. Mas tem outros elementos. Ma ci sono altri elementi. Para você tomar decisões importantes. Affinché tu puoi prendere decisioni importanti. È fondamentale della tua vita. Tem que passar por seus princípios. Deve passare per i tuoi principi. O que forma seus princípios? Cos'è che forma i tuoi principi? Crenças. Credenze. Valores. Valori. E carattere. E carattere. Que você acredita? Che cosa tu credi? O que tem valor para você? Quello che ha valore per te? Como é que é seu caráter? Com'è il tuo carattere? Você vai ter que tomar decisões. Tu devi prendere decisioni. Che vai passar por isso. Che passeranno per questo. Um exemplo. Un esempio. Se sua crença é. Se la tua credenza è. Que a vida. Che la vita. Só Deus pode tirar. Solo Dio la può togliere. Você jamais vai tomar uma decisão. Tu non prenderai mai la decisione di fare un aborto. Di fare un aborto. Perché la sua credenza. Perché la tua credenza. Dice che la vita appartiene a Dio. Dice che la vita appartiene a Dio. E só a ele pertence. E solo lui, a lui appartiene. Il dare e il togliere. Io sto dando un esempio. Então, as suas decisões. Allora le tue decisioni. Devono passare per i tuoi principi. Devono passare per i tuoi principi. Che você acredita? Che cosa che tu credi? Che você. Você diz assim, isso aqui é certo. Che cos'è che tu dici? Questo è giusto. Che tem valor para você? Cos'è che ha valore per te? Un altro esempio. Un altro esempio. Se alguém destrói un casamento. Se qualcuno distrugge un matrimonio. Per qualche cosa. Per qualsiasi cosa. Perché il casamento non tem valor para ele. Allora vuol dire che il matrimonio non ha valore per lui. Famiglia non tem valor para ele. Vuol dire che la famiglia non ha valore. Ma se casamento tem valor. Ma se il matrimonio ha valore. Se famiglia tem valor. Se la famiglia ha valore. Você vai pensar 10 vezes. Allora tu penserai 10 volte. Per acabar com o casamento. Prima di finire quel matrimonio. Então, as suas decisões. Le tue decisioni devono passare mente vontade, volontà sentimenti principi dentro dos principios, dentro crenças, i principi credenze valori e carattere carattere l'ho definito nel messaggio una delle definizioni è un conjunto di attributi è un insieme di attributi morali intellettuali e spirituali che, nos define como pessoa, che ci definisce come persone determinano le nostre decisioni che decidono le nostre decisioni, determinano le nostre decisioni e scelte e attitudini. Questo è il carattere. È aquilo che marca você. È quello che, che marca te. Você não vai tomar uma decisão. Tu non prenderai una decisione. Che venga a ferir seu carattere. Che ferirà il tuo carattere. Isso tudo passou pela vida di Daniel. Questo è tutto passato per la vita então, di Daniele. Mente. Allora mente. Vontade. Volontà. Sentimento. Sentimento. Principios. Principi. Crenças. Credenze. Valores. Valori. Ah, isso tudo carattere. Carattere. Aí tem mais um elemento. E c'è ancora un altro elemento. Escolha. Scelte. O problema das pessoas. Il problema delle persone. E até dos crentes. E anche dei credenti. É que ele faz uma escolha. Che fanno una scelta. Sem passar por nada disso. Senza passare per tutto questo. Ele escolhe pelo momento. Loro scelgono nel momento. Ele escolhe o que vem na cabeça dele. Loro scelgono quello che passa per la loro testa. E toma decisão. E prendono una decisione. Olha onde está a escolha. Guarda dove è la scelta. A escolha vem depois de passar por todos esses elementos. La scelta arriva dopo che abbiamo passato tutti questi elementi. E aí tem mais um elemento. E lì c'è ancora un altro elemento. Deus. Dio. Como é que alguém? Como é que qualcuno? Que entregou sua vida a Cristo. Che ha dato la sua vita a Cristo. Que tem ele como Senhor da sua vida. Che ha lui come Signore della sua vita. Ele é teu Senhor. E lui addirittura ele il Signore. Ele ti manda. Lui ti comanda. Come é que você vai tomar uma decisão fundamental come na sua vida? Come prenderai una decisione fondamentale per la tua vita? Sem passar por Deus. Senza passare per Dio, attraverso Dio. Uma coisa Dio. Linda di Davi. Una cosa bella di Davide. Mudei o personagem. Ho cambiato personaggio. È che Davi. E che Davide? Perguntava a Deus. Domandava a Dio. Até o óbvio. Anche le cose ovvie. Aquilo che era comune. Anche quello che era comune. Você quer ver un esempio? Vuoi vedere un esempio? Davide ajudou Keila. Ha aiutato Keila. La città di Keila. La città di Keila. Primo Samuel 23. Primo Samuele 23. A se livrar. Ad essere liberata. Dos esquadrões dos filisteus. Dai squadroni dei filistei. Aí Davi. E lì Davide. Tá sabendo que os filisteus estão vindo de novo. Sta sapendo che i filistei stanno arrivando un'altra volta. Qual è l'ovvio? Qual è la cosa ovvia? Bem.
Eu ajudei eles a livrar. Guarda, li ho liberati dai filistei. Agora os filistei, eles vão me ajudar. Allora adesso loro mi aiuteranno. Eu ficar livre dos filistei? E io sarò libero dei filistei. Isso é óbvio. Questa è una cosa ovvia. Mas Davi não faz isso. Ma Davide non fa questo. Ele vai dizer para Deus. Ma lui dirà a Dio. Senhor. Signore. Devo ficar nessa cidade? Devo rimanere in questa città? Ou não? Ou no? Os cidadãos de Keila vão me entregar? I cittadini di Keila mi daranno ai filistei? Che Senhor diz para ele? Che cosa Dio dice a lui? Vai via. Porque senão eles vão te entregar. Perché se no loro ti daranno i filistei. L'ovvio? Era o quê? Qual era? Eu ajudei eles. Io li ho aiutati. Eles vão me ajudar. E allora mi aiuteranno. Só que no mundo espiritual. Solo che nel mondo spirituale. Non funziona con l'ovvio. Funziona con revelação. Funziona con la rivelazione. Con direção. Con la direzione. Con palavra de Deus. Con parola di Dio. Con mundo espiritual con il mondo de Deus. Spirituale di Dio. E o mundo espiritual del diavolo. Mondo spirituale del diavolo. Você vai tomar decisão fundamental tu prenderai nella tua decisione vida. Fondamentale nella tua vita. Fale con Deus. Parla con Dio. Pergunte a Deus. Domanda a Dio. Consulte a Deus. Consulta a Dio. E espera ele responder. E aspetta che lui ti risponda. Aí nós vamos pro último elemento. Lì noi andiamo nell'ultimo elemento. Repetindo para você. Ripetendo per voi. Ripetizione è pedagogica per apprendere. La ripetizione è pedagogica per apprendere. Pensamento. Pensieri. Vontade. Volontà. Sentimento. Sentimenti. Principios. Principi. Dentro di principi. Dentro i principi. Crenças. Credenze. Valores. Valori. Carattere. Carattere. Deus. Dio. Escolha. Deus, scelta Dio. E a última coisa. È l'ultima cosa. Tem crente que faz tudo isso. Ci sono credenti che fanno tutto questo. Só falta uma coisa. Solo manca una cosa. Attitudine. Attitudine. Ação. Azione. Você tem que agir. Tu devi agire. Na decisão. Nella decisione che, você tomou, che hai preso, na escolha che você fez, nella scelta na che tu hai fatto, di Deus, nella direzione di Dio, che você pensou, in quello che tu hai pensato, in quello che è passato nei tuoi sentimenti. Perché non, passare per questo perché processo, non serve passare per questo per processo elemento, o per questi elementi e non, agir. E non agire. Ora Deus, ora Deus, ora Deus. Oh, prego, prego, prego. Deus fala, Dio parla e io non tomo attitudine. E io non prendo un'attitudine giusta. Então non vai adiantar nada. Allora questo non servirà a niente. Eu tô te dando uma. Io ti sto dando una. Non è só essa. Non è solo questa. Mas existem várias receitas. Ci sono varie ricette. Passam por isso. Che passano per questo. E outras coisas. E altre cose in più. Agora eu quero trazer uma outra parte da mensagem. E io voglio portare un'altra parte del messaggio. Eu já disse aqui para você o que você precisa fazer para tomar decisão importante. Eu já aqui te disse o que você deve fazer para prender decisioni fondamentali e importanti della tua vita. E adesso voglio dire un'altra cosa. Que é muito interessante. Che è molto interessante. Decisões que você precisa tomar. Decisioni che tu hai bisogno di prendere. Eu escolhi algumas aqui. Io ne ho scelto alcune qui. Que tem a ver com. Che c'entrano. Se não tem a ver com todos nós. Non c'entrano con tutte noi. Todos os tópicos. Tutti i punti. Mas eu acredito. Ma io credo. Que pelo menos algum. Ma per almeno alcuni. Vai alcançar você. Arriveranno, serviranno a voi. Eu tenho certeza. Ho certezza. Talvez para alguém aqui vai ser tudo. Forse per alcuni saranno tutti i punti. Talvez para alguém aqui vai ser um. Forse per alcuni sarà soltanto un punto. Mas eu quero falar. Ma io voglio parlare. Onde você tem que tomar decisões? Dove devi prendere decisioni? Decisões fundamentais. Decisioni fondamentali. Então vamos à primeira. Allora andiamo alla prima. Eu decido. Io decido. Romper com meu passado. Rompere col mio passato. Vamos lá, vamos lá. Andiamo aqui, là, andiamo aqui. Là. Escute. Ascoltate. Os especialistas dizem. I specialisti dicono. Que a nossa vida é construída assim. Che la nostra vita è costruita così. 50% no passato. 50% nel passato. 25% no tempo presente. 25% nel presente. E 25% no futuro. E 25% nel futuro. Só que o 50% do passato. Solo che il 50% del passato. Tem o poder. Ha un potere. Di neutralizzare il presente. Di neutralizzare il presente. E stragar il futuro. E distruggere il futuro. Tem que tomar muito cuidado com o passato. Devi stare attento col tuo passato. Tem pessoas marcadas ci na vita. Ci sono persone che sono rimaste marchiate nella vita per questioni del passato. Per questione del passato. E você tem que decidir. E tu devi decidere. Rompere. Com o passato. Con il tuo passato. Ma che passato io tenho que romper? Ma che passato io devo rompere? Escute com atenção. Ascolta attentamente. No nosso passato. Nel nostro passato. Acontecem coisas ruins. Succedono delle cose brutte. Tem coisa ruim. Ci sono cose brutte. Che você tem que romper. Che tu devi distruggere. E tem coisa ruim. E ci sono cose brutte. Che tem que deixar no seu coração. Che tu devi lasciare nel tuo cuore nella tua vita. Mi explica, pastor. Mi spieghi, pastore. Eu explico para você. Eu ti spiego. Olha José. Guarda Giuseppe.
Gênesis 41, versículo 51. Gênesis 41, verso 51. Quando nasce o seu primeiro filho. Quando nasce o seu primo filho. Ele dá o nome de Manassés. Lui lo chiama Manasse. Que significa esquecimento. Que significa ho dimenticato. Esquecimento. Ho dimenticato. Aí ele vai dizer assim. E lui dirà così. Eu vou dar o nome desse garoto de Manassés. Io lo chiamerò Manasse. Porque o Senhor. Perché il Signore. Mi fez esquecer. Mi ha fatto dimenticare. Da casa do meu della pai. Della casa di mio padre. O que, que ele está falando? Que cosa sta dicendo? Com 17 anos. Que a quando 17 anni. Ele sofreu uma ruptura emocional violenta. Ha sofferto una rottura emozionale violenta. Aqui tem psicólogos, tem médicos. Qui ci saranno medici, psicologi. Um adolescente. Un adolescente. De 12 a 17 anos. Dai 12 a 17 anni. Que sofre uma ruptura emocional violenta. Che soffre un trauma violento nell'emotività. Pode passar a ser um esquizofrênico. Può diventare uno schizofrenico. José, o queridinho do papai. Giuseppe, que era? Querido do papai, o amado. Giuseppe, que era l'amato del padre. O preferido do pai. Il preferito del padre. Ele é arrancado da casa. Lui viene portato via da casa. E vendido como escravo. Venduto come schiavo. Isso é um passado terrível. Questo è un passato terribile. Violento. Violento. Ele disse assim, eu quero esquecer esse negócio. E lui dice, io voglio dimenticarmi tutto questo. Vou dar o nome do meu filho de Manassés. Adesso lo chiamerò mio figlio Manasse. O Senhor me fez esquecer. Tu mi hai fatto dimenticare, Dio. Da casa do meu pai. Dalla casa di mio padre. Dessa ruptura emocional. Questa rottura emotiva. Che mi prejudicou. Che mi ha fatto male. Agora vamos pro Salmo 119, versículo andiamo 71. Salmo 119 verso 71. Foi-me bom ter sido afligido. Quanto è stato buono essere afflitti. Para que aprendesse a tua lei. Così che ho imparato la tua legge. Che salmista sta dicendo? Che cos'è che il salmista sta dicendo? Che as lutas e adversità. Che le lotte, le avversità del passato. Foram boas. Sono state buone. Para ele crescer. Così che è cresciuto. Para ele aprender. Così che ha imparato. Para ele amadurecer. Così che è maturato. E così che ha conosciuto la legge di Dio. Existem coisas ruins do passado. Esistono cose brutte del passato. Que te fizeram crescer. Che ti hanno fatto crescere. Elas não te machucam. Non ti distruggono. Non ti magoam. Non deixa você magoado. Non ti lasciano con angoscia, triste. Con amarezza, triste. Non è essa che você tem que esquecer. Non sono queste quelle che você devi tem que dimenticare. Le devi rompere. Con cose. Che marcaram você. Che hanno marchiato te. Você tem que fazer um cancelamento disso. Devi cancellare tutto questo. E todo mal da tua história passada. E tutto il male della tua storia passata. Tem a ver com algum ser humano. Sicuramente avrà a che fare con qualche essere umano. Então você precisa ou liberar perdão. E tu hai bisogno di liberare perdono. Ou se perdoar. Ou perdonarti. Auto perdão. Auto perdono. Uma coisa ruim que você fez lá atrás. Ou una cosa brutta che hai fatto là dietro. Che deixa uma ferida no teu emocional. Che ti ha lasciato una ferita emotiva. Ou alguma coisa ruim que fizeram com você. Una cosa brutta che hanno fatto a te. Lá no passato. Là nel passato. Che deixa uma ferida emocional. Che ti lascia una ferita emotiva. Você tem que zerar. Tu devi azzerare. O seu caixa emocional. Tu devi azzerare la tua cassa emotiva. Ci sono solo due maniere. Ou libera perdão. O liberi perdono. Ou recebe perdão. O ricevi perdono. Senão você vai ficar com essa ferida na alma. Sennò tu rimarrai con questa ferita nell'anima. Todas as vezes que você tiver um problema emocional, tutte le volte che tu avrai un problema emotivo, vai doer muito, ti farà male tanto, vai machucar muito, e ti farà male tanto, ti distruggerà, vai paralizzare la sua vita, e paralizzerà la tua vita. Eu tenho certeza que nesse tópico, io ho certezza aqui, che in questo punto, è una palavra rema, è una parola rema, è una parola rivelata, è una parola rivelata. Alguém que tá aqui nesse auditório, qualcuno che è qui in questa sala, marcado, perché è stato marchiato, por abuso de pai, per abuso dal padre, abuso de mãe, abuso dalla madre, abuso de um irmão, abuso di un fratello, abuso de um tio, abuso di uno zio, violência sexual. Eu quero dizer para você, io voglio dire a te, libera perdono, que você vai ser curado, e tu sarai guarito, perché enquanto tu estiver revivendo isso, rivivrai questo, vai te machucar, questo ti farà male, e você vai ficar doente, e sarai malato. Por que o diabo gosta do nosso passado? Perché il diavolo gli piace il nostro passato? Perché il diavolo sta sempre puntando pro nostro passato? Perché il diavolo sta sempre a puntare il dito nel nostro passato? Perché non tem nada para oferecer pro futuro? Perché lui non ha niente da offrire per il nostro futuro. Por isso que um dos nomes do diabo é per accusador. Questo uno dei nomi del diavolo è accusatore. O futuro dele já tá certo. Il suo futuro è già certo. Matteo 25:41 dice che lui andrà all'inferno. Ele quer ir sozinho. E non, siccome non vuole andare da solo. Quer perturbar você. Vuole disturbare te. Quer destruir tua vida. Vuole distruggere la tua vita. Quer te accusar. Vuole accusarti. Non accetti. Non accettare. Perché esiste un antidoto. Perché c'è un antidoto. Per l'accusazione del diavolo. Per l'accusa del diavolo. Il sangue di Gesù Cristo. Il sangue di Gesù Cristo. Ci purifica. Ci purifica.
purifica di tutto peccato. Di ogni peccato. Comigo, comigo. Oh. Va con me, con me. Numero due, o que é que você precisa Numero decidir? Due, quello che hai bisogno di decidere. Preste atenção a isso aqui. Stai attento qui. Eu decido. Io decido. Romper. Rompere. Com alguns relacionamentos. Con alcune relazioni. O ser humano é um ser social. L'essere umano è un essere sociale. Ele se desenvolve. Lui si sviluppa. A partir de outros seres humanos. Con altri esseri umani. O ser humano é o ser mais ignorante quando nasce. E l'essere umano è l'essere più ignorante quando nasce. Para se tornar o mais inteligente quando cresce. Per diventare più intelligente quando cresce. Isso só se pode. E questo si può soltanto. Attraverso le relazioni sociali. Attraverso le relazioni sociali. As relações sociais são fundamentais. Le relazioni sociali sono fondamentali. Uma das definições. Una delle definizioni. De saúde mental. Di salute mentale. O que é um ser humano? Quello che è un essere umano. Saudável mentalmente. Che ha una buona salute mentale. Eu tô dando uma. Io sto dando una. Existem outras. Ci sono altre. Mas uma definição interessante. Una definizione interessante. O que é um ser humano? Quello che è un essere umano. Saudável. Che ha una buona salute mentalmente. Mentale. È o ser humano. È l'essere umano. Che constrói. Che costruisce. Relacionamenti. Relazioni. Profundos e duradouros. Profonde e durature. Con altri esseri umani. Con altri esseri umani. Se você não consegue construir, se tu non riesci a costruire relacionamenti profondi, relazioni profonde e durature con altri esseri umani, con altri esseri umani, eu não tô dizendo que você é maluco, io non sto dicendo che sei pazzo, ma tem algum problema, ma c'è qualche problema. Para você entender, affinché tu possa capire, a importância de relacionamento, l'importanza delle relazioni. Mas olha o que, é que eu tô dizendo no meu tópico. Ma guarda che cosa sto dicendo io nel mio punto. Io decido rompere con alcuni relazionamenti. Con alcune relazioni. Non sto parlando con tutti. Non sto dicendo con tutte. Ma con alcuni. Con alcune. Che relazionamento io tenho que romper? Cos'è che devi le relazioni che devi rompere? Efesios capítulo 5 do versículo 5 Efesini capítulo 5 dal versetto 5 al 7. Una sintesi del testo. L'apostolo Paolo dice che você não pode ser companheiro. Che tu non puoi essere compagno. Não pode ter companheiro, isso é ter relacionamento. Essere compagno significa avere relazioni, stare insieme. Relacionamento é convivência. Sto parlando di convivenza. Você não pode ser companheiro. Tu non puoi essere compagno. Di impuro. Di impuri. Di avarento. Di avari. E di fornicari. E di fornicatori. Avarento, que ama o dinheiro. Avari, che amano i soldi. Não é uma pessoa boa. Non è una persona buona. Para ser seu amigo pessoal. Per essere amico tuo personalmente. Fornicário. Fornicatori. O que vive em práticas sexuais ilícitas. Quelli che vivono in pratiche sessuali illecite. Não é uma pessoa boa. Non è una persona buona per essere un tuo amico, amica. Impuros. Impuri. Beberrão. Che si ubriacano. Fumantes inveterados. Che fumano. Drogati. Che si drogano. Non sto parlando di conoscere persone. Non sto parlando di conoscere persone. Non sto parlando di você falar com a pessoa. Non sto parlando di parlare con la persona. Eu estou falando de relacionamento. Io sto parlando di relazione. Si relacionar. Di relazionarti. Amizade profonda. Di avere amicizia profonda. Con queste persone. L'apostolo Paolo. La Bibbia. Che io credo. Che io credo. La parola di Dio. La parola di Dio. E io tenho que obedecer. E io la devo obbedire. Senza questionare. Non sei compagno di questa gente. Non devi essere compagno di queste persone. Mas a lista tem mais. Ma la lista è ancora più grande. Presta atenção ao que Provérbios 6:26 diz. Stai attento a quello che Proverbi 6:26 dice. Por causa de uma prostituta. A causa di una prostituta. Si perde un bucato di pão. E perdi un pezzo di pane. E a mulher adúltera. E la moglie adultera. Está a caça. E a caccia. A caça de caçar. A caccia, né? Caccia. Oh, perfeito. Preciosa vida. E a caccia della vita preziosa. Olha que texto. Interessante. Guarda che testo interessante. Por causa di una vita di prostituzione. A causa di una vita di prostituzione. Si perde un bucato di pão. Si perde un pezzo di pane. A pessoa che vive na prostituição. La persona che vive nella prostituzione. Vai ser levada a miséria. Sarà portata alla miseria. Você quer viver se prostituindo com pessoas? Tu vuoi vivere prostituendoti con le persone? Você vai ser levado à miséria. Tu sarai portato alla miseria. Ah, você anda com a mulher dos outros? Ah, tu vai con le donne degli altri? É mesmo, eh? Ah, tem um caso? C'è un caso? Ah, o cimitero. Il cimitero? Tá cheio. È pieno. Di gente. Di persone. Enterrada. Che sono state sotterrate. Che andava com a mulher de outro. Che andavano con le donne degli altri.
Eu sei que essa hora é difícil dar glória a Deus. É, eu sei que adesso é difícil dar glória a Deus. Mas a Bíblia diz. Mas a Bíblia diz. Você tome muito cuidado. Deve estar atento. Relacionamento profundo com mulher. Relazione profonde con le donne degli altri. Relacionamento profundo com marido. E relazione profonde con il marito degli altri. Você está à caça da morte. Ah, tu sei a caccia della morte. Isso é Bíblia. Questa è Bibbia. Provérbios capítulo 13 versículo 20. Proverbio capítulo 3 verso 20. Anda com sábio. Vai con i saggi. E você será mais sábio. E sarai più saggio. Mas o companheiro do tolo. Ma i compagni degli stolti. Sarà affliggito. Saranno afflitti. Lá no Brasil não sei como é que o brother Brasil, vai traduzir. Não sei como é que o fratello adesso traduz. Se você é companheiro de Zé Bobão. Tu sei compagno degli scemi. Acertou ele? Hã? Que é que você acha que você vai ser? Tu que pensi que sarai? Um Zé Bobão. Sarai uno scemo. Você anda com gente assim? Se tu vai com persone così. Você anda com lesado? Se tu vai soltanto com stupidi. O que você quer? Tu che cosa penserai? O companheiro do sábio. I compagni dei saggi. Si torna sábio. Diventano saggi. O companheiro. I compagni. Desse tipo de gente. Di questo tipo di persone. Vai ser o quê? Che cosa saranno? Veja com quem você anda. Guarda con quelli che tu vai. Per questo sto dicendo che tem relacionamento che sto dicendo tem que romper. Che ci sono delle relazioni in cui devi rompere. Eu tô falando di Bibbia. Io sto parlando di Bibbia. Eu não tô inventando nada. Io non sto inventando niente. Proverbios 16:29. Proverbi 17:29 dice una cosa. O homem violento. L'uomo violento. Persuade seu companheiro. Persuade il suo compagno. A fare cose che non convengono. A fare cose che non convengono. Você só anda com brigão? Tu vai solo con gente che litiga. Che batte in todo mundo? Che vuole picchiare tutti quanti? Che dà soco in todo mundo? Che vuole dare un pugno a tutti? Tutti. Cuidado que um dia você vai apanhar no lugar dele. Stai attento che li prenderai al posto suo. Não é relacionamento bom. Non è una relazione buona per te. Non è gente boa para você andare. Non sono persone buone per camminare. Prima Corinzios 15:33. As más conversações. Le conversazioni. Corrompe os bons costumes. Le cattive conversazioni corrompono i buoni costumi. Con chi stai parlando aqui? Con chi è che tu stai parlando lì? No Zap Zap. Nel WhatsApp. Eh? Con chi vai stare conversando? Con chi che stai parlando? Che tipo di conversa è la sua? Quali sono le tue conversazioni? Che tipo di brincadeira è la sua? Quali sono i tuoi scherzi? As más conversações. La maggior parte delle conversazioni corrompono i buoni costumi. Con chi è che tu vai? Soco immoral? Soltanto con persone immorali? Só gente falando indecência? Soltanto che parlano cose indecenti? Só gente minando la sua fé? Soltanto persone che minano la tua fede? Você tem que romper esse relacionamento. Devi rompere queste relazioni. Vamos pro Salmo primeiro. Andiamo nel Salmo 1. Bem-aventurado o varão. Bem-aventurado l'uomo. Que não anda segundo o conselho dos ímpios. Che non va secondo il consiglio degli empi. Não se detém no caminho dos peccatori. Non rimane fermo nel cammino dei peccatori. E nem se assenta na roda dos escarnecedores. E non si siede insieme a quelli che prendono in giro. Você reparou que é uma decadência? Tu pensi che è una decadenza? Andare. Parar. Fermarti. E assentar. E sederti. Bem-aventurado o varão que não anda. Beati l'uomo che non va. Olha, que não anda, tá junto. Che non va, che non sta accanto. Bem-aventurado o varão que não anda. Beato l'uomo che non va secondo il consiglio degli empi. Não se detém. Non ti devi fermare. No caminho dos pecadores. Nel cammino dei peccatori. Já deixou o seu caminho. Perché già hai lasciato il tuo cammino. Para andare in cammino di impi. Per andare nel cammino degli empi. E a coisa vai piorar. E la cosa peggiorerà. E não se assenta. E non ti siedi. Na roda de escarnecedores. Dove gli altri prendono in giro. Naquele tempo se assentar com pessoas. In quel tempo sedersi con le persone. Significava profundo relacionamento. Significava relazioni profonde. Olha como é que a vida decadente. Guarda come che la vita decade. Con quem você se relaciona? Con chi che tu ti stai relazionando? Sua vida está sendo decadente? La tua vita è decadente? O sua vida está prosperando? O la tua vita sta prosperando? Deixa eu dar uma palavra para você. Voglio darti una parola. Ninguém decide ser meu amigo. Nessuno decide di essere mio amico. Eu decido, io decido quem eu quero ser meu amigo. Con chi voglio essere amico. Deixa eu também falar uma coisa para você. Lasciami anche dire una cosa. Eu não sei como é que chama, é sanfona. Io non so cosa è fisarmonica. 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 Okay. Você já viu, tu hai già visto? Na Argentina falar sanfona. Nell'Argentina dicono fisarmonica. Então ela vai. E fa. Tá vendo?
L'hai già vista? Você sabia que relacionamento é assim? Sai que le relazioni sono de così? De vez em quando você tem que pegar alguém. Ogni tanto devi prendere qualcuno. Afastar. Allontanarlo. De vez em quando você tem que pegar e trazer alguém. E quando poi lo devi avvicinare di nuovo. Você não precisa ser mal educado. Tu non devi essere maleducato. Não quero mais conversa com você. Não voglio più parlarti. Sai fora. Ah, vai via. De maneira educada. De maneira educada. Protocolar. Protocolo. Como é que você convivia com aquela pessoa? Como é que tu convivevi com questa persona? Eu estou falando em tese. Eu estou falando em tese. Em exemplo. Imaginando. Você gostava de tomar um café? Ti piaceva, non so, prendere un caffè. Todo dia 9 horas da manhã. Tutti i giorni alle 9 del mattino. Tinha uma lanchonete, não sei como se chama aqui. Não, só c'era qua um bar e prendevi um café. E aí você tomava um café com essa pessoa. Prendevi un caffè con questa persona e chiacchieravi. Você deixa de tomar o café allora com ela. Tu finisci di prendere il caffè con lei. Você está se afastando. Tu ti stai allontanando. Sem falar nada, senza gritar, sem dire xingar, niente, senza prendere senza gridare, che non quero mais papo con você. Senza dirgli parolacce. Mas relacionamento niente. È assim. Ma la relazione è così. Não, é meu amigo. No, è mio amico. O tempo todo è meu amico. No, tutto il tempo è mio amico. O tempo todo è meu amigo, uma vírgula. Il tempo tutto amico mio, una virgola. Negativo, é meu amigo. No, é meu amigo. Enquanto princípios. Fino a quando i principi. Valores. I valori. Crenças. Le credenze. Caráter. Carattere. Tiver similidade comigo. Hanno una somiglianza con me. Não tem? Non ci sono. Bah. Allora. Uma vez um pastor. Una volta un pastore. Queria ter relacionamento comigo. Voleva avere una Chegar. Relazione con me, stare vicino. Ele descobriu quem era meu advogado. Lui ha scoperto chi era il mio avvocato. Uma história muito bonita. Una storia molto bella. Dessas guerras che io enfrento no Brasil. Di queste guerre che io ho in Brasile. Deus levantou um grande advogado. Dio ha innalzato un grande avvocato. Uma das maiores bancas. È una delle più grandi banche. E è crente. Ed è credente. E Deus credente. Botou ele no meu caminho. Lui, Dio l'ha messo nel mio cammino. Per mi difendere. Per difendermi. Sem eu pagar um real a ele. Senza pagare un euro a lui. Só para você ter uma ideia desse advogado, é um parentesi da solo per avere un'idea di questo avvocato è una parentesi sul messaggio. Esse advogado non pega causa. Questo avvocato non prende delle cause, causa nessuna causa. Che sia menor? Che sia minore? Do que 200.000 euros. Di 200.000 euro. Non interessa. Non gli interessano. 100.000, 50.000, 80.000, 100.000, 50.000, 150.000, dice dagli agli altri avvocati. Ele tem uma banca com 30 advogati. Lui ha uno studio con 30 avvocati. Desde 2008. E dal 2008. Ele mi difende. Lui mi difende. Se eu pagar um centavo a ele. Senza pagare un centesimo. Ele já ganhou mais de 30 causas na justiça. Lui ha già vinto più di 30 cause. Movimento gay. Movimento gay. Esquerda. Sinistra. E vai fora. E andiamo da lì. Deixa in avanti. Voltar pra mensagem. Torniamo di nuovo al messaggio. Esse pastor descobriu quem questo era o pastore advogado. Ha scoperto chi era l'avvocato. Meu advogado, ele tem a crente, il tem un coração molto grande. È credente, ha un cuore molto grande. Ele falou, e lui ha detto, Silas, recebi ele. E dai, ricevilo. Falei, rapaz, ho detto, ragazzo, no, eu quero distância non lo so, servo. Io voglio distanza da questo servo. Non faz por mim. Dai, fallo per me. Ok, marco un incontro. Va bene, ok, prendiamo un'agenda, incontriamolo. Non era mio amico. Non era amico mio. Quer falar comigo? Okay. Va bene, vuole parlare con me. Chegamos no escritório. Siamo arrivati all'ufficio. Aí sentamos, o advogado ci siamo aqui. Seduti, l'avvocato. Ele lá, eu aqui, il di pastore frente. Qua e io di fronte. Aí, pra resumir a storia. Per riassumere la storia. Ele diz assim, e lui dice così. Eu quero ser seu amigo. Io voglio essere tuo amico. E você foge de mim? E tu fuggi da me. Perché? Perché? Risposta. Risposta. Perché eu non Perché quero io non ser voglio seu amigo. Essere tuo amico. Simples assim? Semplice così. Isso porque eu fui confrontado. E questo perché io sono stato confrontato. Se eu não tô sendo confrontado? Se non venivo confrontato. Jeitinho. Io piano piano. Perfetto. Tranquilo. Tranquillo. Agora, adesso, confrontato? Sono confrontato. Quer ser meu amigo? Vuoi essere mio amico? Para com essa storia. Finiscila con questa storia. Che alguém decide ser seu Che qualcuno amigo. Decide di essere tuo amico. È você che decide Sei seus tu amigos. Che decidi i tuoi amici. Vamos lá mais uma vez? Vamos Andiamo lá, là, ancora vamos una volta. Lá. Tem gente atrasada. Ci sono delle persone indietro. Terceiro lugar. Terzo punto. O que você precisa decidir? Quello di cui hai bisogno di Eu decido di mudar a minha história. Io decido di cambiare la mia storia.
Pode ser que tenham pessoas aqui que não precisam mudar toda a sua história. Può essere che ci sono persone qui che non hanno bisogno di cambiare tutta la loro storia. Ma precisa romper com alguma Ma coisa. Ci sono cose che devi rompere nella tua vita. E aí diz, no, è molto difficile. E ele dice, no, è troppo difficile. Meu bisavô era assim. E il mio bisnonno era così. Meu avô também. Mio nonno pure. Meu pai também. Mio padre pure. Meus tios. I miei zii. Risultato. È risultato. Acho que tá na árvore genealógica. È nell'albero genealogico. Non dá para mudar. Non si può cambiare. Eu vou provar para você. Io ti proverò. Que você pode decidir. Che tu puoi decidere. Mudar a sua história. Di cambiare la tua storia. Se é parte dela. Essere parte di. Se è tutta la storia. Se è parte di questo, sia tutta la storia. Você pode decidir. Tu puoi decidere. Romper com essa história. Rompere con questa storia. E vivere una nuova storia. E vivere una nuova storia. Vou trazer quattro personaggi E ti porterò quattro personaggi della Bibbia. Primo personaggio. Primo personaggio. Josué capítulo 2. Josué capítulo 2. Una prostituta. Una prostituta. Rab. Che è una prostituta? Cos'è una prostituta? Socialmente parlando. Socialmente parlando. Paria social. Paria. Scarto sociale. Chi dà valore per una prostituta? Chi è che dà valore per una prostituta? La prostituta non vale nada. La prostituta non vale niente. Aquela mulher creu no Deus de Israel. Quella donna ha creduto nel Dio di Israele. Você já sabe da história. Tu sai già la storia. Ela esconde espias. Lei nasconde le spie. Ela lidera espias. Lei guida le spie. E ela faz uma proposta. E fa una proposta. Olha, quando vocês Dice, quando vierete a tomar essa cidade. Quando verrete a prendere la città. Eu quero a garantia. Io voglio la garanzia. Che io non vou morrer. Che io non morirò. Tutta una simbologia. Tutta una simbologia. Coloca un filo scarlatti. Metti lì un fazzoletto rosso. Na janela, quem tiver dentro da sua casa não morre. E chi è dentro quella la casa non morirà. Quem tiver fora morre. Chi è fuori morirà. Bem, essa mulher è congregata allora, al povo di Deus. Quella donna viene portata al popolo di Dio. Israele vem. Israele viene. Toma Jericó. Prende Gerico. Mata tudo, distrugge tutto. Tutto, distrugge tutto. E salva Rahab. E os que estavam na casa. E quelli che erano in casa. Ela è congregata al popolo Lei di Dio. Lei viene congregata era una prostituta. Nel popolo di Dio. Era una prostituta. Agora você vai em Mateus capítulo 1 versículo 3. Tu vai in Matteo 1:3. Rahab está na genealogia de Jesus. É esse aplauso aí para esse aí? É questo, solo questo aplauso, solo questo. Uma prostituta. Una prostituta. Está na genealogia de Jesus. Nella genealogia di Gesù. Porque quando ela foi congregada Perché ao povo lei de Deus. È stata inserita nel popolo di Dio. Ela teve a sua vida radicalmente lei ha avuto mudata. La sua vita radicalmente cambiata. Porque ela decidiu. Perché lei ha deciso. Crer no Deus de Israel. Credere nel Dio di Israele. E tem mais. E c'è ancora di più. Hebreus 11. Hebreo 11. É o capítulo dos è il capitolo degli eroi della fede. Versículo 31. Versetto 31. Rahab è lì. Rahab pertence appartiene a galeria alla galleria dos eroi degli eroi della fede. Uma mulher una donna che foi prostituta che è stata prostituta na galeria nella galleria dos eroi degli eroi della fede. Você pode tu puoi rompere con qualsiasi storia. Eu estava conversando aqui com Stavo parlando qui col mio interprete. Ele lá em cima num e lá in... antes de descer aqui. Prima che scendevamo su ele al primo piano. Dicendo para mim assim. Stava dicendo così per me. Rapaz, eu admiro. Sevo pastore ammiro. A origem familiar. Le origini familiari. A sua história. La sua storia. Eu tive um pai extraordinário. Io ho avuto un padre straordinario. Eu tenho uma mãe que está viva com 94 anos. Io ho avuto una mamma viva che c'ha 94 anni. Que trabalha até hoje. Che lavora fino ad oggi. Una mulher, una donna intelligentissima, mestre in educazione, una maestra dell'educazione, mestre in psicologia, maestra in psicologia educazionale, preparatissima. Io tive un lar straordinario. Io ho avuto una famiglia bellissima. E casei con Elisette. E mi sono sposato con Elisette. Un lar di Elisette straordinario. La famiglia di Elisette straordinaria. Il padre dela, suo padre. Meu mentor, il mio pastore. Io sostituì lui. Io ho sostituito lui. Nella chiesa. Nella chiesa. Ele foi pastor 50 anni. Lui è stato pastore 50 anni. Da mesma igreja. Dalla stessa chiesa. Pai di 11 figli. Padre di 11 figli. Tutti credenti. Tutti credenti. A mãe da Elisette. La madre di Elisette. Eu costumo brincar. Io mi piace scherzare. Che a forma che Deus fez. Che la forma che Dio ha fatto. A mãe da Elisette. La mamma di Elisette. Antes di jogar fora. Prima di andare. Pegou un pedacinho. Prima di buttare e fuori. Fez Elisette. E ha preso un pezzettino e ha fatto Elisette.
Porque a mãe da Elisete. Perché la mamma di Elisete. Uma mulher. Una donna. Que eu nunca vi igual. Che non ho mai visto uguale. Eu nunca vi ela com cara feia. Io non ho mai visto lei arrabbiata. Mãe de 11 filhos. Madre di 11 figli. Nunca vi ela reclamando da non vita. Non ho mai visto lei che si lamentava della nunca vita. Nunca vi ela chateada com ninguém. Non ho mai visto lei arrabbiata con nessuno. Eu brincava com ela. Io scherzavo con lei. Se a senhora estivesse na igreja católica. Eu digo, se lei era nella chiesa cattolica, nella chiesa cattolica venivi beatificata. Maria, Santa Maria Seconda. Que lá extraordinário meu. Que família extraordinária era minha. Que lá extraordinário de Elisete. Que família extraordinária de Elisete. E aí ele estava dizendo, ah, eu, poxa, eu estava dizendo, eu não avuto questo. Eu não nasci no lar assim. Eu não sono nato numa família così. A resposta que eu dei para ele. La risposta che ho dato a lui. Eu e a Elisete. Io e Elisete. Temos a obrigação. Noi siamo obbligati. Di ser o que somos. Di essere quello che siamo. Pelo lar que fomos criados. Per la famiglia che siamo stati cresciuti. A beleza é. La bellezza è. Você. Tu. Che teve un lar disajustato. Che hai avuto una famiglia che non andava bene. Talvez non foi criado pela mãe. Forse non sei stato non ti ha educato tua madre. Foi jogado para lá e para cá. Forse sei stato buttato di qua e di là. Talvez un viciato in drogas. Forse i tuoi genitori avevano problemi di droga. Forse erano alcolizzati. Una persona perversa. Una persona perversa. Sem referência. Senza riferimenti. E oggi. E oggi. Você é uma pessoa de valor. Tu sei una persona di valore. Eu aplaudo a você. Io applaudo a te. É você que tem que se aplaudir. Sei tu che ti devi applaudire. Eu não faço mais do que minha obrigação. Io non faccio niente di più che quello che sono obbligato a essere quello che sono. Vamos para um outro personagem. Andiamo in un altro personaggio. Conosciutissimo. Conosciutissimo. Davi. Davide. O que a sociedade dizia de Davi? Cos'è che la società diceva di Davide? Você é pobre. Tu sei povero. De uma família pobre. Tu di una famiglia povera. E tem mais, hein? E ancora di più. Tu è l'ultimo da fila. Tu sei l'ultimo della fila. Tem mais uma coisa para você, Davide. E c'è ancora una cosa per te, Davide. Não queira fazer coisa. Non devi fare cose. Che gente muito. Perché persone molto. Muito. Molto. Poderosa. Potenti. Non pode fazer. Non possono fare. Essa è la storia. E questa è la storia per Davide. Di una famiglia pobre. Una famiglia povera. Sendo l'ultimo da fila. L'ultimo della fila. Eu disse aqui na mensagem. Io ho detto qui nel messaggio. E come tem gente che non assistiu nada aqui. Siccome ci sono persone che non hanno assistito alla conferenza. Mi dice aqui na Bibbia. Mi dici qui nella Bibbia. In che versicolo? In quale verso? Deus manda. Dio manda. Dio comanda. Davide ad andare a affrontare Golia. Nenhum. Nessuno. Non c'è un versicolo da Bibbia. Non c'è un versetto nella Bibbia. Davi, esse que eu te digo. Davide, ti dico. Vai lá. Vai lá. Acerta o cabeção daquele miserável. Vai e taglia la testa di questo miserabile. Derruba ele. Buttalo giù. Não tem um texto. Non c'è un testo. Se você pegar o capítulo de 1 Samuel 17. Se tu prendi il capitolo 1 Samuele 17. Versículo 11. Verso 11. Todo o exército de Israel. Tutto l'esercito di Israele. Quando via, tinha quando medo. Vedeva, aveva paura. Capítulo 16, capítulo, versículo 16. Versetto 16. Capítulo 17, versículo 11, agora versículo 16. Capítulo 17, versetto 11, adesso il 16. Quasi che il chip qui deu un nó. Qualche il microchip è andato in tilt. Versículo 16, 40 dias. Verso 17, 40 giorni. De manhã e tarde. Da mattina e pomeriggio. O campeão filisteu desafiava. Il campione filisteo sfidava. Todo um exército. Tutto un esercito. Cheio di campioni. Pieno di campioni. No versículo 24. Nel verso 24. Diz que quando os homens de Israel. Dice che quando gli uomini di Israele. Viam Golias. Vedevano Golia. Fugiam. Fuggivano. Aí chega um garoto. E lì arriva un ragazzo. Levando merenda para seus irmãos. E portando la merenda ai suoi fratelli. Vê aquele bla 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 no arraial. C'è quel bla bla bla. Che sta acontecendo aí? Ah, che cosa sta succedendo? Tem um camarada ali de quase 3 metri. Ah, lì c'è uno di 3 metri. Há 40 dias. Da 40 giorni. Sta debochando. Ah, sta prendendo in giro. Esercito. L'esercito. Chi è? Aquele lá. Chi è quello? Chi è esse incirconciso? Chi è quello incirconciso? Para affrontar. Per affrontare. O exército de Deus l'esercito vivo. Del Dio vivo. Olha o que o garoto estava vendo. Guarda que ninguém quello viu. Che il ragazzo stava vedendo che nessuno vedeva. Você sabe o que Davide está dizendo? Sa cosa Davide sta dicendo? Quando ele diz: "Quem é esse incircunciso?" Quando dice chi è quello incirconciso? Para affrontar. Per affrontare. O exército de Deus vivo. L'esercito del Dio vivente. Eu tenho a marca. Io ho un marchio. Eu sou circuncidado. Io sono circonciso. Eu tenho a marca. Io ho il marchio. D'alliança con Dio. Dell'alleanza con Dio. Ele não tem. Lui non ce l'ha. Tá perdido. Per questo è perso. Vou derrubar. Io lo butterò giù.
Quando aquele garoto decide lutar com esse campeão, con quel campione, ele rompe a sua história. Lui rompe la sua storia. Ele recebe riqueza, filha do rei de casamento, la figlia e vai construir re, toda a sua história. Si sposa con lui e costruisce la sua storia. Che conversa è essa? Che storia è questa? Eu sou pobre. Io sono povero. Vim fuggito do meu país. Ah, sono fuggito dal mio paese. Sono imigrante aqui sono na Itália. Sono immigrato in Italia. Quem sou eu? Chi sono io? Te achei, né? Ah, ti ho trovato. Você veio para cá? Tu sei venuto qui? Aqui passou a ser sua nação. Questa è diventata la tua nazione. Aqui passou a ser seu povo. Questo è il tuo popolo. Então é aqui que você vai romper. È qui che tu romperai. É aqui que vai mudar a sua história. È qui che tu cambierai la tua storia. Você quer ver um outro personagem? Vuoi vedere un altro personaggio? Ah, esse personagem é interessante. Questo personaggio è interessante. È o filho pródigo. È il figlio del prodigo. O que a vida diz para ele? Che cosa la vita ha detto a lui? Você jogou fora a oportunidade. Tu hai buttato via la tua opportunità. Acabou para você. È finita per te. Non tem mais chance. Non c'è una chance. Quando ele tá lá na miséria, na quando disgrazia. Lui è nella miseria e nella disgrazia. Ele toma uma decisão. Lui prende una decisione. Ele pensa. Lui pensa. Você conhece a história. Tu conosci la storia. Quantos empregados do meu pai? Quanti impiegati di mio padre? Tem comida. Hanno il cibo. Eu aqui não como nem comida io qui de porco. Neanche mangio il cibo dei porci. Eu vou fazer o seguinte. Sai cosa farò? Eu vou voltar. Io tornerò. Vou dizer para meu pai. Io dirò a mio padre. Pequei contro ti. Ho peccato contro te. Olha que coisa incrível. Guarda che cosa incredibile. Ele rompe aquela história. Lui rompe quella storia. Ele joga fora a bênção. Lui butta via la benedizione. Ma quando torna? O pai está de braços aberti. Il padre con le braccia aperte. Sabe, Deus fala que é o meu coração. Tem alguém Dio aqui. Dio mi dice qui nel mio cuore che ci sono aqui. Persone qui. Você jogou fora uma grande che oportunidade tu hai buttato sua vita. Via un'opportunità nella tua vita. E você tá marcado por isso. E tu sei marcato da questo. Non tem chance. Ah, non ci sono più chance. Eu joguei fora. Io ormai ho buttato via tutto. Deus manda dizer para você. Dio mi dice di dirti che o teu Deus. Che il tuo Dio. O meu Deus. Il mio Dio. È o Deus da oportunità. È il Dio delle opportunità. Você vai tu romper. Romperai. Mais um personagem. Ancora um personagem. Ah, esse disseram para ele assim. Disseram para esse personagem. Hanno detto a questo personaggio. Não tem jeito. Non c'è modo. É impossível. È impossibile. O cego de Jericó. Il cieco di Gerico. Ele ouve falar que Jesus ia passar. Lui ha ascoltato che Gesù stava passando, comincia a gridare. Lucas 18:35 in diante. Luca 18:35 e in avanti. E che cosa che dice? Cala a boca. Che cosa dicono i discepoli? State zitto. È muita gente che viene là. Ah, ci sono tante persone che arrivano. No, non ti sentirà. A sua decisão. La sua decisione. Supera. Supera. A voz da maldição. La voce della maledizione. A voz negativa. La voce negativa. Ele continua clamando. Lui continua gridando. Ele não para. Lui non si ferma. Quem quer te parar? Chi ti vuole fermare? Qual è la voce che você quer ouvir? Qual è la voce che vuoi ascoltare? Quem você vai dar ouvido? A chi che tu ascolterai? Os que não acreditam em você? Quelli che non credono in te? Os que debocham de você? Quelli che ti prendono in giro? Os que dizem que você não vai conseguir? Quelli che dicono che tu non ce la farai? Oh Deus que está aqui. Oh Dio che è qui. Dizendo para você. Dicendo a te. Eu tô contigo. Io sono con te. Avanza! Avanza! Siga in frente! Vai avanti! Você vai vencer! Tu ce la farai, vincerai! Vocês conhecem a história? Tu conosci la storia? Jesus para a multidão. Gesù ferma la moltitudine. Che queres que eu te faça? Che cosa vuoi che io faccia? Quero ver. Voglio vedere. Então veja. Allora vedi. Ele viu. E lui è stato rompeu guarito. Sua storia. E ha rotto la sua storia. Eu quero que você diga com força, vamos lá. Eu voglio che lo dici com muita força, força, com muita lá. Força. Deixa eu olhar o tempo para poder fammi ver o vedere che il tempo, così vediamo quello che dico. É, minha gente, aqui tem protocolo. É, qui c'è un protocolo. É, vai ficar eu e você aqui sozinho. É, rimarremo io e te da soli. Vamos lá, estou brincando. Estou scherzando. Obrigado pela consideração. Grazie per la considerazione che avete. Fiquei até pensando que sou alguma coisa. E ho pensato di essere qualcosa. Em último lugar. Ultimo punto. É muito interessante isso aqui. È molto interessante quello che vi dirò. Eu estou falando sobre. Io sto parlando su. Poder de decisão. Potere della decisione. Che você tem que decidir. Quello che tu decidi. Então quero dizer uma coisa para você. Voglio dire una cosa per voi. Eu io decido sonhar. Decido sognare.
Decidir sonhar é decidir ter objetivos. Decidere sognare è decidere avere obiettivi nella vita. Deixa eu falar uma coisa para você. Farti dire una cosa. A mente umana. La mente umana. Tem dois processos. Ha due processi. Memória. Memória. E imaginação. E immaginazione. Memória. La memoria. Tem a ver com o passado. C'entra col passato. É o HD. E il non l'HD, la memoria. È la, l'HD del computador. L'hard disk del computer. Já chegaram a conclusão aí, tá certo? L'hard disk. Ok, obrigado. Se no chiamiamo un tecnico di computer, pastore então, David. A memoria. Quindi la memoria. Tem a ver com HD. C'entra con l'hard disk. È nella memoria che você tem. E nella memoria che tu hai. Tre livelli di memoria. Ci sono tre livelli di memoria. Immediata. Immediata. Curto prazo. A corto tempo. E lungo prazo. E a lungo tempo. A memoria di lungo prazo. La memoria lunga. Non vuoi pregare di memoria. Non predicherò sulla memoria. La memoria di lungo tempo è dove tu conservi. Conhecimento, la conoscenza e marcos marchi, coisas marcantes da sua vida, cose che marcano la tua vita, che marcano la tua vita, esperienze forti. Vai para a memória de longo prazo. Vanno nella memoria di lungo tempo. Immaginazione tem a ver com o futuro. C'entra col futuro. È a capacità di creare immagini. Por exemplo, per esempio, você acaba de entrar na escola de medicina. Tu sei appena entrato nella scuola di medicina. Mas você aqui, ma tu qui, já se vê como médico. Já te vedi come un medico. Já se vê no hospital. Já te vedi nell'ospedale che stai operando. Essa capacidade é incrível. Questa capacità è incredibile. Que faz você? Che fa sì? Projetar você mesmo. Che tu ti vedi na história futura. Nella storia futura. Un esempio. Io ho certezza che il pastore quando começou a igreja. Quando ha cominciato la chiesa. Con 3-4 persone. Io ho certezza che aqui na mente. Che qui nella mente. Nell'immaginazione. Ela voou no futuro. Lei è volata nel futuro. E viu uma igreja cheia di italiani. E ha visto una chiesa piena di italiani. Non gostaram? Non vi è piaciuto? Então quando você sonha, quando você allora, tem quando objetivos, tu sogni, quando tu hai obiettivi, você tem que usar essa capacidade tu devi usare mental, questa capacità mentale di immaginazione. Di immaginazione. Olha o que Deus faz com Abraão. Guarda quello che Dio fa con Abramo. Dio ha usato questo. Abraão estava desanimado. Abramo era lì, era sconfortato. Deus tira Abraão. Dio prende Abramo e lo porta fuori dalla tenda. Olha as estrelas do céu. E gli dice: guarda le stelle del cielo. Vê se dá para contar. Vedi se riesci a contarle. Assim será a sua così sarà la tua discendenza. Deus está usando esse processo. Dio sta usando questo processo. Da mente di Abraão. Della mente di Abramo. Abraão então pôde imaginar. Abramo ha potuto immaginare che ele seria pai di nazioni. Che lui poteva essere padre delle nazioni. Deus usa esse processo. Dio usa questo processo. O proprio Deus usa. Il proprio Dio lo usa. Chama Abraão. Chiama Abramo. Manda ele contar as estrelas. Gli dice di contare le stelle. Non dà per contare, no, Abraão. Non riesce a contarle, Abramo. Assim será a sua così sarà la tua discendenza. Ele desperta. E lui sveglia. A imaginação l'immaginazione di Abramo. Para o sonho de Abramo. Per i sogni di Abramo. O que é que você sonha? Che cosa che tu sogni? Onde é que você quer chegar? Dove è che tu vuoi arrivare? Na vida material. Nella vita materiale. Espiritual. Spirituale. E emocional. Ed emotiva. Mi escute, por favor. Ascoltami, per favore. O sonho dá direcionamento à vida. I sogni danno direzione alla vita. O sonho diz que vale a pena lottare. I sogni dicono coisa. Che vale la pena per lottare per qualcosa. Quanto maior o seu sonho, più grande il tuo sogno, maior più grande è, a possibilidade è la possibilità di você chegare in un lugar ben longe. Che tu puoi arrivare in un posto lontano. Presta atenção. Stai attento. Quem não sonha, chi non sogna, non chega a lugar nenhum. Non arriva in nessun posto. Quem sogna, chi sogna, pode não chegar no lugar do sonho. Può non arrivare al posto del sogno. Ma vai chegar muito além. Ma arriverà molto vicino. De onde você está? Di dove tu sei? O que aconteceu no passado? Che cosa è successo nel passato? Non è tão importante. Non è così importante. O que vai acontecer no futuro? Con quello che succederà nel futuro. Isso depende. Questo dipende. Dos teus objetivos. Dai tuoi obiettivi. Dos teus sonhos. Dei tuoi sogni. Isso depende disso. Questo dipende da questo. Agora deixa eu te falar uma coisa. Allora fatti dire una cosa. A questão não é só sonhar. La questione non è solo sognare. Non è solo immaginare. Non è solo immaginare. Então eu vou te dar aqui uma dica. Allora qui ti darò un consiglio. Para quem tem sonhos. Per quelli che hanno sogni. Para quem tem objetivos. Per quelli che hanno obiettivi. Coloca isso aí na tua vida. Lá, metti lì nella tua vita. Se você tem sonhos. Se tu hai sogni. Você tem que ter projeto. Tu devi avere progetti.
Eu vou chegar lá, não sei como. Arriverò là, non so come. Ci arriverò. Non arriverò a lugar nenhum. Non arriverai da nessuna parte. Tem que ter projeto. Progetti. Se não tem projeto. Se non ci sono progetti. Teu sonho vai por água abaixo. I tuoi sogni andranno via, perduti. Se você tem sonho. Se tu hai sogni. Você tem que ter uma outra coisa. Tu devi avere un'altra cosa. Che è la base della mia mensagem. Che è la base del mio messaggio. Determinação. Determinazione. Quando Daniel assenta no seu coração. Quando Daniele decide nel suo cuore. Firmemente. Lui decide fermamente, lui è determinato. Então como é que uma pessoa sonha? Come che una persona sogna? Hoje. Oggi. E semana que vem. E la prossima settimana. Quando você encontra com ela. Quando tu la incontri. Ela já diz outra coisa. Già dice un'altra cosa. Non tem determinação nenhuma. Non ha nessuna determinazione. Ah, eu vou chegar aqui na Itália. Ah, arriverò in Italia. Qui a Milão. Qui a Milano. Eu vou romper. Io ce la farò. Vou tá pra quebrar. Ah, io ce la farò, andrò semana avanti. Semana que vem. La settimana dopo. Io non parlo italiano. Acho que vou ter que ir para Portugal. Io credo che andrò in Portogallo. Non tem nada contro Portugal. Non ho niente contro Portogallo. Ma peraí, já mudou? Ma come, è già cambiato? Non tem determinação nenhuma. Non ha nessuna determinazione. Então, se você tem sonho, tem que ter progetto. Se tu hai sogni, devi avere progetti. Se hai progetto, tem que ter determinação. Se deve avere progetti, deve avere determinazione. Se tem sonho e determinação. Se hai sogni e determinazione. Tem que ter atitude. Devi avere attitudine. Ação. Azione. Ma tem que ter uma coisa linda. Ma c'è una cosa bella. Predisposição. Predisposizione. Para enfrentar a diversidade. Per affrontare le avversità. Quem sonha? Chi sogna? Si prepara che vai levantar preparati muita gente perché ci saranno tante persone che si innalzeranno contro di te. Tu non acha che stai sognando grande diranno, ma non sei tu che stai sognando grande? Tu non acha che stai chiedendo una cosa molto maior? Ma tu non forse stai chiedendo una cosa troppo grande. Ma chi sei tu? Ah, quem sonha? Ah, chi sogna? Tem que ter uma predisposizione. Devi avere una predisposizione. Per affrontare l'avversità. Per affrontare l'avversità. Un dia. Un giorno. Eu tava na casa do meu sogro. Io ero a casa di mio suocero. Con 22 anni di età. Quando avevo 22 anni di età. Ainda non era consacrata pastore. Ancora non ero consacrata pastore. Ma liderava a juventude. Ma ero leader dei giovani. Io assistia con mio suogro. E io assistevo con mio suocero. Naquela época o programa mais famoso in televisione. Il programma più famoso in televisione evangelico. Jimmy Swaggart. Grande pregatore. Grande predicatore. Aí eu levantei. Allora lì mi sono alzato. Nella sala. E batti na tela da TV. E ho battuto nella televisione. Un giorno io vou pregar qui. Un giorno io predicherò qui. Meu sogro era um cara muito pé no chão. Era uno con i piedi per terra. Mi insegnò muita coisa. Mi ha insegnato tante cose. Mi batteu con molta forza. Mi ha picchiato con tanta forza. E isso aí que você tá vendo. È questo che stai vedendo. Mi trenò. Mi ha allenato. Aí ele disse assim para mim. E lui mi ha guardato e mi ha detto. Deu uma risada. Ha fatto una risata. La risata dele era pequena. La risata sua era piccola. E eu sabia que ele tava dando uma gargalhada. E io sapevo che stava ridendo di gusto. Sogna, garoto. Ah, sogna, ragazzo. Sognare fa bene alla salute. Ah, sognare fa bene alla salute. Na hora eu fiquei con raiva. Io in quel momento ero arrabbiato. Xinguei meu sogro in pensamento. Ah, gli ho detto le parolacce nella mia testa. Antes dele morrer, pedi perdão. Prima di morire, gli ho chiesto perdono. Fiquei con raiva. Ero arrabbiato. Agora preste attenzione. Allora stai attento a questo. Ha due maniere di você lidar con la raiva. Le due maniere di liderare con la tua rabbia. A seu favor. A tuo favore. E contro você. E contro te. Esse è un problema. Questo è un problema vitale. Quando eu fiquei com raiva. Quando io mi ero arrabbiato. Por meu sogro debochado, meu sonho. Perché mio suocero mi ha preso in giro per i miei sogni. E querendo dizer que eu estava sonhando uma coisa impossível. E stava dicendo che stavo sognando una cosa impossibile. Eu fiquei com raiva. Io ero arrabbiato. Bem, se eu usasse a raiva contra mim. Se io usavo la rabbia contro me stesso. Meu sogro. Ah, mio suocero. Pastor da igreja. Pastore della chiesa. Ao invés de me dar uma palavra de fé. Apposta di darmi una parola di fede. Vem debochado meu sonho. Mi prende in giro per i miei sogni. Non fare porcaria nenhuma. Ah, io non farò niente. Agora, adesso, quando meu sogro falou isso, quando mio suocero ha detto questo, debochando meu sonho, prendendo in giro i miei sogni, che eu fiquei com raiva, e ero arrabbiato, eu disse assim, e gli ho detto così, un dia ele vai morder un giorno lui si morderà la lingua, un dia ele vai engolir un giorno lui si ingoierà quella presa in giro, pode rir agora, puoi ridere adesso, ma tu vai ver, ma tu vedrai. Eu usei a raiva a meu favor. Io ho usato la rabbia a mio favore. O problema è che persone usano raiva contro il problema è che le persone usano la rabbia contro se stesse. Perché alguém acredita in você. Perché qualcuno non crede in te. Menospreza você. Ti disprezza. Debocha di você. Ti prende in giro.
Eu tinha 21 para não tinha 22, 21 para 22. Io avevo 21 per fare 22. 23 anos fui consagrado a pastor. 23 anni mi consacrano pastore. E entrei na televisão. E entro in televisione. E no primeiro programa. E nel primo programa. Ele era meu pastor. Lui era il mio pastore. Já estava consagrado a pastor. E ero già consacrato pastore. Eu falei, nós vamos começar um programa. Io ho detto cominceremo un programma. E o senhor tem que abrir o programa. E tu devi aprire il programma. E aí eu levei ele na emissora e ho portato nella TV. A gente gravava dentro da estação. E noi registravamo dentro la televisione, dentro la stazione della televisione. È una cosa molto semplice. Falou, eu não tenho jeito para isso não. E lui mi fa no, io non so fare ma questo. Ma per me è fondamentale. Ma gli ho detto ma per me è fondamentale. Il mio mentor. Tu sei il mio mentore. Tu sei l'autorità sulla mia vita. Io quero que o senhor inicie o programa. Io voglio che tu cominci il programma. La prima parola è sua. La prima parola è tua. Quando acabou o programa. Quando è finito il programma. Ele gostava de andar comigo, eu dirigindo. A lui gli piaceva andare con me, io guidavo. Eu dirigi um pouco rápido. E io ho guidato un po' veloce. Hoje eu tô mais crente. E oggi sono più credente. E ele veio comigo no carro. Allora lui è venuto con me in macchina. Eu falei. E io ho detto. Eu quero fazer um agradecimento ao senhor. Io ti voglio ringraziare, pastore. O dia que a gente tava assistindo o programa Jimmy Swaggart. Quando il giorno che stavamo assistendo a quel programma di Jimmy Swaggart. Io ho detto che dovevo entrare in televisione. O senhor deu esse risinho que eu conheço. Tu hai dato quella risata che io conosco. Esse risinho quando o senhor quer debochar. Ah, è quella risata che quando tu vuoi prendere in giro. Eu fiquei com uma raiva danada. E io avevo una rabbia da paura. Mas eu quero te agradecer. Ma io ti voglio ringraziare. Perché la raiva che eu fiquei. Perché la rabbia con cui mi hai lasciato. Mi ha spinto. Para eu chegar até aqui. Per arrivare fino a qui. Mi fa raiva. Mi fa rabbia. Ah, mi fa arrabbiare ancora. Aí ele esquece. E lui dimentica. Ah, esqueceu. Ah, hai dimenticato. Ah, esqueceu. Ah, hai dimenticato. Quem faz esquece. Ah, chi fa dimentica. Quem recebe o tapa chi non esquece. Riceve lo schiaffo non dimentica. Vamos esquecer o que falaram para você. Hanno dimenticato quello che hanno detto a te. Hanno dimenticato quello che ti hanno preso in giro. Non importa. Use a raiva. Usa la rabbia. A seu favor. A tuo favore. Para tomar as atitudes certas. Per prendere l'attitudine giusta. Eu já vou terminar. Adesso finirò. Agora escute. Ascolta. Ultima cosa. Se você sonha. Se tu sogni. Se você sonha. Se tu sogni. Tem que ter projeto. Deve avere progetti. Determinazione. Tem que ter attitudine. Deve avere attitudine. Acabei de falar sobre como lidar com a raiva. Come gestire la rabbia. Predisposizione per affrontare le avversità. Ma c'è una cosa spettacolare. Quem tem sonhos. Chi ha sogni. Isto é, objetivos. Questo è obiettivi. Tem que ter esperança. Deve avere speranza. Qual a definição de esperança? Qual è la definizione di speranza? A confiante perseveranza no futuro. Confiante perseveranza no futuro. La fede, no, confianza. Confiança. Fiducia piena nel futuro. Quem tem esperança? Chi ha speranza? Tem que acreditar no futuro. Deve credere nel futuro. Você pode não ter nada agora. Tu puoi non avere niente adesso. Você não tem uma gota do teu sonho. Tu non hai una goccia del tuo sogno. Você não tem uma vírgula do tu teu sonho. Tu non hai una virgola del tuo sogno. Você não tem nada. Tu non hai niente. Mas você tem que ter a esperança. Ma tu devi avere la speranza. Vou chegar lá. Ci arriverò. Vou conseguir. Ce la farò. Vou romper. Io ce la farò, romperò. Eu vou terminar perguntando a você, quais são os teus sonhos? Io finirò chiedendo quali sono i tuoi sogni. Onde é que você quer chegar? Dove che tu vuoi arrivare? Na vida material. Nella vita materiale. Na vida emocional. Nella vita emotiva. E na vida espiritual. E nella vita spirituale. Vida material? Vita materiale? Eu gosto. Mi piace. Di un proverbio. Di un proverbio. Che sta nella Bibbia. Che c'è nella Bibbia. Non mi dé nem a ricchezza. Non mi dare né la ricchezza. Né a pobreza. Nella povertà. Mas me dá. Ma dammi. A minha porção acostumada. La mia porzione che mi serve. Problema è dele, isso não é doutrina. Il problema è di chi falou isso. Problema è di chi ha parlato questo. Isso não é doutrina? Questa non è una dottrina. Eu quero é mais. Io voglio di più. Che porção acostumada porcaria nenhuma. Che è una porzione che mi serve per vivere. Não, eu quero. Se eu comer a minha pizza. Io mangerò la mia pizza. Qual è l'altra comida che il pessoal gosta? Qual è l'altra pasta? Pasta. Io mangerò la mia pasta. Come mia pasta.
tá tudo bom. Oh, è tutto buono. Ok, è isso que você sonha? Va bene, questo è il tuo sogno. Fica comendo pizza e pasta okay. A vida toda. Mangia pizza e pasta tutta la vita. Sem problema. Senza problemi. È isso que você quer. É quello che tu vuoi. Ma você pode chegar mais longe. Ma tu puoi andare più là. Non sto parlando di ganância. Non sto parlando di guadagnare. Non sto parlando di ambizione di ganância. Non sto parlando di ambizione di guadagnare. Perché uno può intendere che un crente. Perché uno non può comprendere che un credente. Che tem sonhos e objetivos. Che ha sogni e obiettivi. Só tá avisando ele. Sta soltanto avvisando se stesso. Claro que não. No. Você avisa pessoas. Tu avvisa le persone. Porque todos os bens. Perché tutti i beni. Que Deus dá a um crente. Che Dio dà ad un credente. Tem três funções. Hanno tre funzioni. Você usufruir. Usare tu. Abençoar outros. Benedire gli altri. Investir no reino. E investire nel regno. É só você ler 2 Timóteo. É soltanto leggere 2 Timoteo. Quando o Senhor vai falar sobre os ricos. Quando Dio sta parlando sui ricchi. Então, você tá querendo o quê? Tu che cosa vuoi? Não, eu quero mais. No, eu voglio di più. Eu quero sonhar grande. Io voglio sognare grande. De conquistar coisas maiores. Di conquistare cose grandi. Posso abençoar a igreja. Per benedire la chiesa. Abrir igrejas na Europa. Per aprire altre chiese in Europa. Missionários. Inviare missionari. Sostentar crianças. Sostenere i bambini. Quais são os seus objetivos na vida? Allora, quali sono i tuoi obiettivi nella vita? È brincadeira, bastonato. Fala, rapaz. Você tem que ter sonhos na vida material. Tu devi avere sogni nella vita materiale. Na vida emocional. E nella vita emotiva. Vamos à pergunta. Andiamo alla domanda. Quantas moças solteiras tem aqui? Quante ragazze single ci sono qui? Levanta a mão. Alzano le mani. Momentinho. Un momento. Moças solteiras de pé. Allora, ragazze single in piedi. Moças solteiras. Ragazze single. Non barate, mi raccomando. Papà pediu pra mulher ficar in pé, non è pra falar não. Allora, non è che abbiamo chiesto alle donne di parlare, abbiamo detto solo di alzarsi. Agora è serio. Allora, adesso è serio. Una parola per voi. Una parola per te. Eu vou dar uma palavra. Io darò una parola. E vou liberar uma palavra profética. E libererò una parola profetica. Sonhe. Sogna. E se alegre, mãe de filhos. E allegrati, madre di figli. Sonha. Sogna. De casar com um homem de verdade. Di sposarti con un uomo vero. Sonha. Sogna. Fale com Deus. Parla con Dio. Diga para Deus. Diglielo a Dio. Deus atende isso. Dio risponde a questo. Então agora vai minha palavra profética. E adesso arriva la mia parola mãos profetica. Mani per ricevere. As duas, as meninas aí, duas não, as meninas, mãos para frente. Le ragazze aqui, qui, assim, qui, così, così, assim. Così, per ricevere. Assim, assim. Eu vou liberar uma palavra para você. Io libererò una parola per te. Quando eu disser amém. Quando dirò amen. Tu. Você vai liberar uma palavra para você. Tu dirai a te stesso. Vai fechar a mão, e dirai. Ricevo. Eu me apposto. E io la prendo per questa parola per me. Io la ricevo come tu vuoi. Então abre a sua mão para frente. Apri le tue mani. Eu declaro. Io dichiaro. Se você for fiel a Deus. Se tu sarai fedele a Dio. Se você se resguardar. Se tu ti terrai pura. E esperar a hora do casamento. E aspetterai il momento del matrimonio. Deus vai enviar um príncipe para você. Io manderò un principe per te. Um homem de Deus. Un uomo di Dio. Que vai cuidar de você. Che si prenderà cura di te. Que vai te proteger. Che ti proteggerà. Que vai te amar. Che ti amerà. Que vai ser fiel a você. Che ti sarà fedele. Mas para isso acontecer. Ma per questo affinché succeda. Fidelidade. Devi essere fedele. Fidelidade. Fedeltà. Fidelidade. Fedeltà. Fidelidade a Deus. Fedeltà a Dio. Recebe essa palavra. Ricevi questa parola. Em nome de Nel Jesus. Nome di Gesù. Amém. Amen. Ainda de pé. Aspetta ancora in piedi. Rapazes solteiros. Ragazzi single.
Servos do Senhor. Servi del Signore. Contempla as formosuras de Deus. Guardate la bellezza di Dio. Pode se assentar. Vi potete sedere. Cadê os rapazes solteiros dove da igreja? Dove sono i ragazzi singoli della chiesa? Fica di pé aí, rapaz. Dai, alzati, ragazzo. Fica di pé, camarada. Dai, ragazzo, alzati. Oh! Oh! Rapaziada! Ragazzi, rapazes, gioventù! Dá uma olhada assim, ó. Faz assim vocês assim. Fate così. Faz assim. Olha, fate così. Vocês. Vira. Dietro di voi. Vamos, rapaz. Guardate, giratevi. Volte para cá. Tornate di qua. É para as servas do Senhor contemplarem a bênção. È così che le serve di Dio possono vedere la benedizione. Se você pensa que homem, escute isso, eu não estou em culto com criança. Eu não sou em um gospel com dei bambini. Isso aqui não é um culto de criança. Questo non è un gospel di bambini. Se você pensa homem, se tu pensi uomini, é porque tem a genitália masculina. Perché vuol dire che c'hai i genitali mascolini. Isso é ser homem. Questo è essere uomini. Você está enganado. Tu ti stai sbagliando. Você não sabe nada do que significa ser homem. Tu non sai niente di quello che significa essere uomo. Homem. Uomo. Escolhe. Sceglie. Decide. Decide. Protege. Protegge. Homem. Uomo. Homem. Uomo. De verdade. Di verità. Espera a hora certa. Aspetta il momento giusto. Controla seus impulsos. Controlla i suoi impulsi. Isso é homem. Questo è uomo. Nós estamos enganados. No, noi ci stiamo sbagliando con questa storia di essere uomini. Eu também quero dar uma palavra para os senhores. Io voglio dare anche una parola per voi. Na época que eu tinha a idade de vocês. Non è perché i vostri genitali. Na escola. E a scuola. Debochavam. O vi hanno preso. I vostri genitori vi hanno preso in giro. O la scuola vi hanno preso in giro. No, prima ha detto. No. Ragazzi, allora aspetta. Fermatevi un attimo. Ele è un buon interno. Io c'ho. Una cuffia, sento la sua voce. Con questo. Sento lui che urla da quest'altra parte. Io qua voi non vi sento. Grazie. No, così, per spiegare. Ripice, pastor, per favore. Na época da escola. Nell'epoca della scuola. Meus colegas diziam. I miei colleghi dicevano. Malafaia, meu nome é Silas Malafaia. Mio nome è Silas Malafaia. Malafaia non gosta dicevano, di mulher. Malafaia non gli piacciono le donne. Porque eu não queria nada com aquela perché meninas. Non volevo niente con quelle ragazze. Porque eu orava a Deus. Perché pregavo Dio. Dizia, Senhor, eu quero uma princesa. E dicevo, Signore, voglio una principessa. Que possa me amar. Che possa amarmi. Que eu possa amá-la. Che io possa amarla. E costruir uma história com e ela. E costruire una storia con lei. Eu sou casado há 40. Io sono sposato da 42 anni. Com a Elisete. Con Elisete. Uma palavra para você. Uma palavra para voi. Andiamo mão avanti. Mão para frente aí, meu amigo. Andiamo avanti, amico mio. É contigo, mão para frente. É con te, aqui, con assim, te, mani così. Vou liberar uma palavra sobre per ricevere, você. Voglio liberare una parola su di voi. Eu declaro em nome de Jesus. Io dichiaro nel nome di Gesù. Se você for fiel. Se tu sarai fedele. Esperar a hora certa. Se tu aspetterai il momento giusto. Esperar o tempo de Deus. Se tu aspetterai il tempo di Dio. Ser fiel. Se sarai fedele. Buscar a Deus. Cercherai Dio. Pedir a Ele uma princesa do Senhor. Chiederai a Lui una principessa di Dio. Deus vai botar no teu caminho. Dio la metterà nel tuo cammino. Uma mulher. Una donna. Que vai te amar. Che ti amerà. Que vai te fazer feliz. Que te fará felice. Que vai ser alegre mãe de filhos. Que si sarà madre, un'allegra madre di figli. E você vai construir uma história de e amor. E tu costruirai una storia d'amore. Sonhe com isso. Sogna con questo. Olhe para as irmãs. Guarda le, peça la sorella. A Deus uma direção. Chiede a Dio una direzione. E se Deus te dá uma direção? E se Dio ti dà una direzione? Decida. Decidi. Non spera vir até non você. Non aspettare você che venga lei da te. Tu sei il maschio. É você que decide. Sei tu che decidi. É você que vai até ela. E tu che vai verso di lei. Recebe essa palavra. Ricevi questa parola. Em nome de nel Jesus. Nome di Gesù. Amen. Amen. Vai encerrar. Per chiudere. Senta. Siedi. Vou encerrar aqui. De pé, por favor. Per favore, tutti in piedi. Todos de pé, estou encerrando. Chiudiamo. Eu vou terminar. Io finirò.
Eu estou falando que você precisa decidir sonhar. Eu estou falando que hai bisogno di decidere di sognare e avere obiettivo. Vita materiale, vita emotiva e vita spirituale. E vita spirituale. Eu quando falei de vida emocional. Eu quando ho parlato della vita emotiva. Sabe, a mensagem é uma coisa muito interessante. Il messaggio è una cosa molto interessante. Lo Spirito Santo ti leva para dizer. Lo Spirito Santo ti porta a dire alcune cose. Eu podia falar para os casados aqui. Io potevo parlare per gli sposati. Decida amar sua esposa. Ah, decidi amare tua moglie. Decida considerarla. Decidi considerarla. Cuidi de seus filhos. Prenditi cura dei tuoi figli. O seu homem é o maior responsável. Ah, tu che sei un uomo sei responsabile. Minha irmã, non seja rixosa. Allora, sorella, non essere litigiosa. Briguenta. Non litigare. Seja uma mulher amorosa. Deve essere una moglie amorosa. Construa. Costruisci. È la mulher che edifica. È la donna che edifica. La mulher tem o poder da edificação e da distruzione. La donna ha il potere di edificare e di distruggere. Podia falar para casais. Io potevo parlare per gli sposati. Ma se mi sono concentrato su questi giovani. Ma l'ultima cosa. Un'ultima cosa. Che que você sonha na vida espiritual? Che cosa sogni nella vita spirituale? Onde você quer chegar? Dove che tu vuoi arrivare? Que tipo de relacionamento você quer com Deus? Qual é a relação que tu vuoi com Deus? Só vem à igreja domingo? Tu vuoi venire solo in chiesa la domenica? Isso que é vida cristã? E questa è la vita cristiana. Que vem à igreja um domingo? Que viene alla chiesa la domenica? Que é que você quer? Che cosa tu vuoi? Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Dobbiamo conoscere e continuare a conoscere Dio. O conhecimento de Deus não é acabado. E la conoscenza di Dio non è finita. Ninguém se forma em Deus. Nessuno prende un diploma in Dio. Conhecimento é relativo. La conoscenza è relativa. Vai até uma certa dimensão. Arriva fino a una certa dimensione. Porque Deus é muito maior do que a nossa mente. Dio è molto più grande della nostra mente. Che ma dov'è che tu vuoi arrivare? Che que você quer realizzare na vida? Cos'è che vuoi realizzare nella tua vita spirituale? Che você quer trabalhar na igreja? Tu vuoi lavorare nella chiesa? Dio non chiama tutto il mondo per essere pastore. Dio non chiama tutti quanti ad essere pastori. Dio non chiama tutto il mondo per essere pastora. Dio non chiama tutti quanti ad essere pastori. Ma Dio chiama tutto il mondo per servire. Dio chiama tutti quanti a servire. O que você sonha? Que cos'è che tu sogni? Ou se você tem uma chamada ministerial. Se tu hai una chiamata ministeriale. Que você sonha? Cos'è che tu sogni? Eu era garoto. Io ero ragazzo. E na minha época de garoto. E nella mia epoca da ragazzo. Lá no Brasil. Lá in Brasile. As assembleias de Deus. Nell'assemblea di Dio. A igreja não tinha banco sem encosto. La chiesa non aveva, le sedie erano senza schienale. Un calor terribile. È un caldo tremendo. Aqui tem uma assembleia. Qui c'è una dell'assemblea di Dio. Ar condizionato? Aria condizionata? Questo non esisteva. Questo non esisteva. Ventilador? Ventilatore. Cosa di ricco? No, cosa quelli ricchi. Un calor miserabile. Un caldo miserabile. E o som? E il suono? Sabe come era o som? Sai com'era il suono? Aquilo me dava agonia. Quello mi dava agonia. As igrejas feitas de qualquer jeito. La chiesa era fatta in qualsiasi modo. No meu coração. Nel mio cuore. Eu tinha 13 anos. Io avevo 13 anni. 14 anni. 14 anni. Eu dizia: Deus, se tu me chamou. Io dicevo: Dio, se tu mi hai chiamato. Nós temos um Deus rico, um Deus grande. Noi abbiamo un Dio ricco, un Dio grande. Perché a tua casa è sculhambata? Perché la tua casa è tutta fatta male? Perché? Perché? Perché non meglio? Perché non il meglio? Se un giorno sarò pastore, vou mudar isso. Se un giorno sarò pastore, cambierò questo. Se você entrar na internet. Se tu entri su internet. Você vai ver que as igrejas que eu inauguro. Tu vedrai che le chiese quali inauguriamo. Non c'è lusso. Ma come essa aqui? Ma come questa? Una chiesa funzionale. Una chiesa funzionale. Eu sonhava com esse negócio. Io sognavo con questo. Igrejas fazer o melhor para Deus. La chiesa dare il meglio a Dio. Rapaz, você não tem ideia. Tu non ti immagini. Como Deus quer realizar sonhos? Come Dio vuole realizzare i sogni? Na vida espiritual. Nella vita spirituale. Fazer você crescer. Farti crescere. Outra dimensão. In un'altra dimensione. Outro nível. In un altro livello. Outro relacionamento. Un'altra relazione. Che que você sonha? Che cos'è che tu sogni? Eu vou terminar aqui. Io finirò qui. Liberando una parola profetica. Liberando una parola profetica per tutti voi. Senhor Jesus. Signore Gesù. Aqui está a tua igreja. Qui è la tua chiesa. É a tua noiva. È la tua sposa. È teu povo. Il tuo popolo. Tanta coisa para ser feita. Tante cose per essere fatte. Tanta gente para ser ganha. Tante cose tante persone che devono essere trovate, raggiunte. Tanto serviço cristão para ser realizzato. Tanti servizi cristiani per essere realizzati. Tantas nações a ser Tante nazioni per essere raggiunte.
tantas estratégias, tanta estratégia que precisamos ter, que abbiamo bisogno di avere, para ganhar almas, per guadagnare le anime. Senhor, coloca sonhos, Signore, teus, metti i tuoi sogni, no coração desse povo, nel cuore di questo popolo. Ajude-os, aiutali, dê-lhes força, dagli loro forza, poder, potere, sabedoria, sapienza, graça, grazia, revelação, rivelazione, autoridade, autorità. Que eles não desistam. Que loro non desistano. Prossigam em frente. Que loro vadano avanti. Não tenham medo da adversidade. Que non abbiano paura delle avversità. Não tenham medo de amar. Que non abbiano paura di amare. Usa a tua igreja. Usa la tua chiesa. Com poder e autoridade. Con potere e autorità. Para abalar a estrutura dessa per nação. Per distruggere la struttura di questa nazione. Oh meu Deus. Oh mio Dio. Para abalar a sociedade. Per scuotere la società. Onde ele trabalha? Dove loro lavorano? Onde ela trabalha? Dove loro lavorano? Onde ele estuda? Dove loro studiano? Ela estuda. Dove loro studiano? Onde você mora? Dove abitano? Oh Deus, usa. Oh Dio, usa. Usa com poder. Usa com potenza. Usa com graça. Usa com graça. Usa com glória. Usa com glória. Eu declaro. Io dichiaro. Na autoridade do nome de Jesus. Nell'autorità del nome di Gesù. Que vem uma nova estação para você. Arriva una nuova stagione per te. Vem um novo tempo para você. Arriva un nuovo tempo per te. Vem uma nova estação para você. Arriva una nuova stagione per te. Em nome de Jesus. Nel nome di Gesù. Amém. 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 Obrigado. Oh, grazie. Harvest 2023, quando Dio usa le tue lacrime per far fiorire il deserto.